tutti, allora oggi un video diverso dal solito, lo vedete dalla location penso dietro di voi, e sarà un video di acconciatura. È un sacco di tempo che non giro un video diciamo sui capelli e sto cercando di rimediare nell'ultimo periodo e spero di riuscire a fare più tutorial su questo genere, e anche perché tante di voi diciamo si sono iscritte grazie ai tutorial per i capelli. E sarà un video in collaborazione con Elena T, e se non la conoscete vi lascio il link al suo canale qui sotto. Noi ci siamo conosciute in occasione di un evento proprio riguardante i capelli, l'evento di Rovente, e quindi abbiamo deciso appunto di fare un video insieme in collaborazione, e sarebbe stato simpatico appunto proporvi una acconciatura estiva. Sarà veramente un'acconciatura banale, e oggi è proprio il giorno giusto perché sto grondando di sudore, fa un caldo boia, e quindi sarà proprio diciamo la dimostrazione che questa è una acconciatura adatta all'estate. Anzi, scusate se mi vedete tipo lucida a tratti. E comunque cominciamo subito. Si tratterà di uno chignon fatto in versione treccia, insomma uno chignon con le trecce, perché chi si interessa un pochino ai capelli sa che quest'anno le trecce vanno tantissimo, e penso che anche Elena mi proporrà poi un'acconciatura con le trecce, non sono sicura, comunque penso che anche lei abbia scelto questo genere di acconciatura. Nel frattempo ho acceso la piastra. Diciamo che io d'estate tendo a usare il minimo possibile la piastra, ma in generale è proprio tutto l'anno. E però ho sempre questi capellini qua davanti che spuntano, e diciamo quando faccio gli chignon sono proprio brutti a vedersi, e quindi di solito io proprio faccio una cosa molto speditiva, cioè accendo la piastra, prendo un pettine e sistemo praticamente solo i capelli che si trovano all'attaccatura. E proprio in modo molto banale, questo pettine tra l'altro è mezzo rotto, non ci fate caso, mi si è rotto ieri. E io ho diverse piastre e ognuna praticamente la utilizzo per uno scopo diverso, e questa qua è una di Roventa e mi piace proprio per il motivo dei capelletti all'attaccatura, perché ha questa cosa in silicone che praticamente me li acchiappa anche quelli vicino alla testa. Questa mi è stata data proprio quando in occasione dell'evento che ho fatto per Roventa, e devo dire che non mi piace tantissimo come liscia tutti i capelli, ma mi piace un sacco come liscia appunto i capelletti alla base. Quindi praticamente voi dovete mettere la parte siliconica dal lato in cui cominciate a piastrare, e mi riesco a prendere i capelli all'attaccatura senza scottarmi. Allora, dopo aver sistemato i primi capelli, faccio come a fare una mezza coda, ovvero prendo i capelli che sono praticamente dalla parte frontale, mentre cerco di fare una cosa che sia più o meno omogenea da tutti i lati. Quindi di qua ho preso così, di qua ne ho presi un po' di più, e quindi li sistemo e li metto da parte con un freschetto di questi, e prendo i restanti capelli e li spazzolo bene. E li vado a tirare su in una coda molto alta. Se preferite mettetevi a testa in giù, insomma come vi piace. Oppure semplicemente io li tiro su naturalmente aiutandomi con una spazzola. In questa fase dovete cercare di evitare che ci siano praticamente dei bozzetti. Quindi passate semplicemente le mani così, di lato, sopra, sotto. Quando vi sentite che è tutto bello liscio, andate a chiudere la coda, cercando di centrarla il più possibile al centro della testa. E io utilizzo questo elastico perché, lo vedete, è il colore più simile diciamo a quello dei miei capelli. Potete utilizzare un elastico trasparente, in teoria andrebbe meglio un elastico più fino, ma considerate che, come riuscite a vedere, penso io ho un botto di capelli, quindi mi serve un elastico che dia un po' di sostegno. Se ne prendo uno troppo piccolo non mi rimangono su. A questo punto divido la mia coda in due parti, il più possibile, più possibilmente uguali. Le vado a spazzolare senza metterci troppa forza, sennò poi vi si divide la coda e si sposta da una parte, e comincio a fare una treccia da ogni uno dei due lati. Praticamente faccio due trecce da un lato e dall'altro,
cercare di arrivare il più possibile fino alla fine. Io avendo i capelli scalati, un pochino mi rimangono fuori per forza. Però appunto legatela bene, ben salda, e cercate di arrivare il più giù possibile. Fate la stessa cosa dall'altra parte. Cercate di prendere una quantità di capelli omogenea per ognuna delle tre parti. Questa è un'acconciatura che ovviamente si adatta a chi ha i capelli lunghi. Purtroppo, diciamo, non è replicabile su chi ha i capelli troppo corti. Diciamo, va bene per capelli medio-lunghi. E la parte davanti che rimane intatta. A questo punto dobbiamo andare a ruotare le code. Allora, portiamo avanti una delle due trecce, forse quella che è venuta meglio. Io direi di portare avanti questa. E facciamo ruotare le due code contemporaneamente, una sull'altra. Una ovviamente arriverà prima, quella con cui avete cominciato, e un'altra arriverà dopo. A formare uno chignon fatto di trecce. A questo punto prendiamo due forcine. Sarebbe meglio utilizzare ovviamente degli elastichetti trasparenti e non degli elastici neri come ho fatto io, ma purtroppo non li avevo. A questo punto, diciamo, ci sono varie alternative. Una è prendere tutti i capelli, come sto facendo io, metterli di lato e fissarli con delle forcine. Spesso vi faccio fare, anche visto che ce l'ho così lunghi, l'ultimo giro praticamente intorno allo chignon, in modo anche da coprire gli ultimi elastici che ho immesso sulle trecce. Lo vedete lo chignon? E spero che il tutorial vi sia piaciuto, vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima!